L'assessore alla sanità della regione toscana, Stefania Saccardi, si è recata ieri al Policlinico Santa Maria alle Scotte per visitare i due operatori sanitari precipitati dall'elisoccorso Pegaso la settimana scorsa nelle campagne di Sassofortino, nel Grossetano. Oltre a portare la solidarietà della regione al medico e l'infermiere coinvolti nell'incidente, Saccardi ha anche parlato della riforma della sanità in Toscana. In realtà si prevede una riorganizzazione ed è abbastanza singolare che si intervenga con un referendum nel momento nel quale la regione mette in pratica la riduzione delle aziende sanitarie, che era una proposta avanzata dal centrodestra anche in campagna elettorale e anche nei programmi precedenti. Da più parti abbiamo sentito richiedere la riduzione delle aziende sanitarie. Nel momento in cui la facciamo, parte il referendum. Peraltro, io credo che il referendum in questo momento sia il modo peggiore per agire, perché noi stiamo ragionando insieme naturalmente al gruppo consiliare, insieme al Presidente, di fare un percorso maggiormente condiviso di quanto ci abbiano consentito i tempi dell'approvazione della legge 28, e quindi pensavamo di fare un percorso più lungo e più condiviso. La presenza del referendum naturalmente ci obbliga ad affrettare i tempi, giacché noi riteniamo che al di là del referendum questa sia una riorganizzazione da portare avanti rapidamente e con decisione, perché fa bene alla sanità toscana, fa bene ai conti della sanità toscana, e noi siamo convinti che faccia bene anche complessivamente alle risposte che la sanità toscana possa dare ai cittadini, che è la nostra priorità comune.